risolto, poi la linea. Grazie Roberto. Allora, intanto appunto volevo dirvi che siamo in tre, Marco Belelli, Claudia Sterzi e io, e quindi io e Claudia diciamo ci diremo questo tempo per sentire Marco Belelli. Vuoi cominciare tu, Claudia? Intanto sapevi qual è, insomma, qual è l'argomento della trasmissione? No, io so che il titolo è controcorrente, l'argomento Sì. sinceramente. Ah, le primarie, scusami, Brava, vai. scusate, sono, non è che non volevo parlarne, è che sono No, è piombata stata una cosa improvvisata. dal di fuori, sì, non mi aspettavo. Ok, sì, le primarie. Marco ha proposto una mozione particolare al congresso di radicali italiani, sull'eventualità di effettuare delle primarie per designare i candidati, diciamo, da candidare poi a eventuali elezioni, immagino sia amministrative che politiche, Marco, giusto? Nelle tue intenzioni? Sì, certo, a qualsiasi livello, sì. Sì, ora io l'obiezione che potrei fare inizialmente è quella che alla fin fine Radicali Italiani poi non è il soggetto che decide poi chi viene candidato, infatti non si presenta, la cosa avrebbe un senso se si presentasse con delle sue liste autonome e a quel punto potrebbe avere un senso parlare di primarie. C'è un po' di confusione al momento fra i soggetti radicali, stiamo aspettando il congresso del Partito Radicale Transnazionale che si terrà dall'8 all'11, appunto anche per capire un attimo come riorganizzare i rapporti all'interno fra i soggetti. Ora comunque, a parte questo che nessuno penso nemmeno te l'abbia posto come diciamo ostacolo, c'è stata la tua mozione, un intervento contrario di Marco Pannella, che si è proprio schierato nettamente contro la tua proposta e comunque ti ha onorato di una risposta, perché mica a tutti Marco Pannella si alza e va a intervenirgli contro, insomma è sempre comunque un'attenzione che ti ha dimostrato. E quindi niente, io a questo punto ti chiedo di spiegarci meglio il senso e la lettera di questa tua proposta di mozione particolare. Allora, la mozione particolare, per chi non lo sapesse, è questa, molto breve, e la leggo perché se no non riusciamo a capirci. C'è scritto: il congresso di radicali italiani ritiene che sia opportuno ed utile introdurre il concetto di primarie per la designazione degli eventuali candidati radicali in vista di competizioni elettorali locali, regionali e nazionali. I candidati dovranno essere scelti da tutti i radicali iscritti e simpatizzanti che verseranno, quando prenderanno parte alle primarie, a vantaggio delle casse di radicali italiani, una somma che sarà decisa dal Congresso nazionale ogni anno, e sottoscriveranno una dichiarazione di adesione alle tematiche radicali. Le primarie avranno luogo in tutta Italia, se possibile, secondo modalità stabilite dal Comitato nazionale, almeno 4 mesi prima della data prevista per le competizioni elettorali a base locale, ed una volta all'anno, a data fissa e successiva al Congresso nazionale di radicali italiani, che ne fisserà la data, in riferimento alle elezioni politiche generali, non essendoci in questo ultimo caso la possibilità di prevedere con certezza la data del rinnovo del Parlamento nazionale. Qualora non fosse possibile celebrare le primarie radicali in tutta Italia per la sussistenza di problemi organizzativi, economici o di altro genere, coteste saranno celebrate ovunque le associazioni radicali, territoriali e tematiche, nonché gli organi centrali, riterranno siano fattibili. E poi c'è il passaggio conclusivo: l'introduzione delle primarie in casa radicale ha per scopo il ravvivamento di procedure trasparenti e democratiche, nonché il potenziamento dei canali partecipativi, ponendo termine o almeno riducendole alla scolleganza ed incomunicabilità presenti in certe occasioni tra il partito di radicali italiani e i cittadini. Quindi in sostanza, tanto noi ci siamo voltati quando c'è stata la votazione. Sì, questo documento è stato sottoscritto da decine e decine di radicali presenti a Chianciano, e ci siamo fermati, io mi sono fermato a raccogliere firme solo quando si è arrivati
non al tetto minimo ma al tetto massimo, cioè oltre non si poteva andare, e a quel punto abbiamo smesso di raccogliere firme. Se non ci fosse stato l'intervento ostativo molto duro di Marco Pannella, a mio modesto avviso il congresso lo avrebbe approvato senza problemi. Alcuni, prima di decidere se votare a favore o contro, come sempre accade nei congressi di radicali italiani, sono stati a vedere cosa avrebbe deciso Marco Pannella. Quando hanno capito cosa lui aveva deciso, si sono adeguati, e questo è un classico dei congressi radicali. No, non sempre, Marco, scusami se... Vabbè, non sempre, ma io... Forse lo era in passato, ma adesso devo dire che da diverse volte non lo è più. Io la prima volta ho visto una mozione generale votata da Marco Pannella. Sì, io però vorrei concludere, perché o questa è la trasmissione, la puntata di Controcorrente che mi era stato detto avrei dovuto in qualche modo curare, ma se è un'altra cosa ditemelo, perché non ti alterare Marco, era solo una mia osservazione. Tanto per capirsi, perché già mi è arrivata la notizia che il tesoriere dell'associazione TV ha chiesto assolutamente la mia testa. E quindi in sostanza siamo come con la spada. Come Marco, non esageriamo. Adesso c'hai il tuo spazio, parla. Il fatto che la tua testa sia ancora sulle tue spalle mi sembra che lo dimostri il fatto che stai parlando. Sì, vai. La cosa, insomma. Comunque, in sostanza, adesso speriamo di non perdere il filo. Le prime, mettiamola così, sono un fatto di libertà. Cosa accadrebbe se ci fossero le primarie ovunque possibile, ovviamente, perché mi rendo conto perfettamente che non ci sono i mezzi per poterle celebrare in tutta Italia, ma in certe città come Milano, Roma, Napoli, Bologna, Genova, ad esempio, potrebbero sicuramente essere fatte. E poi si potrebbero comunque fare a livello nazionale, come si è detto, ovunque possibile. Ci sarebbe un salto di qualità. Poniamo il caso più emblematico, il caso del Parlamento nazionale. Chi decide adesso chi andrà alla Camera e chi andrà al Senato, posto che qualcuno voglia ancora i radicali alle prossime elezioni, ma chi sempre ha deciso chi andrà alla Camera e andrà al Senato? I cittadini iscritti e simpatizzanti del Partito Radicale? No, naturalmente no. I cittadini iscritti e simpatizzanti del Partito Radicale, in questo caso, almeno nel passato, non sono mai stati consultati, e questo è un fatto. Ora, perché Marco Pannella ha parlato contro? Tra l'altro me l'aveva detto anche prima che avrebbe parlato contro. Ma per una ragione ovvia, che se ci fossero le primarie per la scelta dei candidati radicali al Parlamento, pochi o tanti, 10.000 o 20.000 o 500.000 che andassero a votare, però sarebbero scelti dal basso, sarebbero scelti dalla base. In assenza delle primarie li sceglie lui, è tutto lì. E hanno capito tutti, non è che che sia un grande mistero, è una cosa ovvia e trasparente. Io resto dell'avviso che sia un fatto di democrazia sottrarre ad un piccolo gruppo oligarchico, allo stesso modo del resto si è comportato il centrosinistra, per esempio, quando doveva scegliere il candidato, in quel caso per la premiership. Ora qui si tratta semplicemente di scegliere dei candidati per ricoprire incarichi di consigliere comunale, consigliere provinciale, consigliere regionale, deputato e senatore, sostanzialmente. Ed è lì la cosa. Non vedo dove sia lo scandalo. Sono sicuro che la maggioranza netta dei radicali a livello nazionale, se consultati e se correttamente informati, sarebbero e sono a favore. Al congresso di Chianciano, peccato non siano stati rivelati i dati, perché quando io mi sono voltato per vedere chi votava a favore, ho visto una selva di voti a favore. Quindi sono arrivata alla conclusione che dal 30 al 40% di quelli che erano lì hanno votato a favore. E mi farebbe molto piacere se ci fosse una verifica
seria cosa pensano i radicali veramente su questo problema, insomma. Detto questo, non ho molto altro da aggiungere, perché anzi mi interesserebbe molto sapere naturalmente il parere di Claudia, che è una carissima amica, una grande esponente radicale. Ma non c'è dubbio che qualcosa bisogna fare, insomma. Dimmi te quando è che posso interloquire, perché non ti voglio... Quando vuoi. Ok, io ti avevo interrotto, scusami, unicamente per precisare che forse quello che ti stavi affermando, cioè il fatto che comunque tutto il congresso vota come pannella, era una realtà fino a pochi anni fa, perché io l'ho vista con i miei occhi. Tanto è vero che lui stesso ci prendeva in giro e ci diceva Bulgari, ma questo ormai da 3 o 4 anni non avviene con la stessa, diciamo, certezza con cui avveniva prima. Era soltanto una precisazione, non è che ti volevo smentire. Ti precisavo semplicemente una dinamica che seguo da anni, per cui l'ho vista. Ora, sicuramente la tua mozione, secondo me, questo è il mio parere personale, nasce da un desiderio che è sentito non soltanto da te, ma anche da molti altri militanti in tutta Italia, perché tutte le volte che vengono fatte delle elezioni succede che molti, diciamo, autorevoli, perché sono autorevoli anche i nostri militanti ignoti, di varie città dicono: come mai noi non siamo mai consultati, non solo come mai non siamo mai candidati, ma come mai non siamo mai consultati su, appunto, come dici te, chi deve essere più o meno candidato, chi è che poi andrà a rappresentarci se eletto in Parlamento o comunque nei comuni e in tutte queste strutture. Ora resta da vedere se veramente le primarie, come tu le intendi e come tu le organizzeresti, potrebbero ovviare a questo difetto che indubbiamente c'è, perché io l'ho sentito dire diverse volte nelle associazioni locali fare questa questa osservazione, che vengono poi decise le candidature praticamente, sì, nell'ufficio di pannella, magari non da pannella soltanto, però io l'ho visto direttamente lì a Torre Argentina, c'è tutto un via vai i giorni prima che vengano fuori le candidature, ci sono riunioni più o meno private tra 2 o 3 persone, 4 capannelli, ci sono le file davanti alla porta di pannella per riuscire a essere introdotti, diciamo, nel numero non degli eletti ma dei candidati, e quindi è vero quello che tu dici. È verissimo che c'è un difetto che va ovviato, questo difetto esiste anche in tutti gli altri partiti, perché non è che le primarie del PD poi effettivamente siano delle primarie vere, perché poi io ho visto quelle stesse di Matteo Renzi a Firenze, sono state primarie del PD fiorentino, in realtà poi sono state falsificate da una serie di vari tipi, insomma, di mistificazioni o di brogli, e quindi sicuramente non è che la primaria di per sé ti possa garantire, si tratta di individuare un mezzo per riuscire a ovviare all'inconveniente che venga deciso poi da 5-6 persone senza che nessuno dei militanti, di quelli che poi raccoglieranno le firme, daranno i voti, faranno campagna elettorale, raccoglieranno i consensi, vengano mai consultati. Bisognerebbe capire un attimo, e qui chiamo anche Gianni a darmi una mano, perché bisognerebbe anche introdurre magari delle alternative, farne una discussione in modo da poter presentare poi eventualmente in un'altra occasione una mozione che possa ottenere il consenso un po' di tutti e che veramente soprattutto sia efficace. Ma sì, io sicuramente penso che sull'argomento dovremmo in qualche modo in generale riflettere sul fatto che comunque sia, i radicali sono sempre stati sostenitori dei modelli anglosassoni, dei modelli diciamo statunitensi, con primarie che fanno parte appunto in qualche modo della legge elettorale. Di escludere completamente un dibattito su questo argomento effettivamente potrebbe essere anche un po' strano, insomma, financo ad arrivare a essere, insomma, imbarazzante. È una cosa che secondo me è importante anche collocarla in qualche modo nel dibattito interno ampiamente inteso, insomma. Io sì. So che sul fatto delle candidature decise in qualche modo negli uffici di Torre Argentina, purtroppo sono anche suscettibili di certe anche estemporaneità e ripensamenti. Io conosco un compagno che aveva avuto assicurazione che sarebbe stato candidato, non so adesso ricordo in quale elezione locale, come diciamo amministrativa ovviamente, e stava all'estero, venne di fretta in furia all'estero, poi dopo, mentre stava tornando e veniva dalla Spagna, gli fu comunicato che comunque sia ci avevano ripensato, avevano pensato di sostituirlo con un punto di cambiare con un altro candidato, e quindi insomma si è trovato un po' così
proprio perché in qualche modo se si decide in ufficio poi ci stanno decisioni dell'ultima ora, ripensamenti fino all'ultimo, invece con delle primarie sicuramente sarebbe più diciamo più corretto secondo me. E poi ovviamente dimmi. No, da una parte viene fatto, nel senso, per esempio, quando ci sono state le elezioni, quelle del proprio il gruppo degli denominati nel PD, come prima scelta furono messe le prime tre cariche del partito, che in un certo senso sono già oggetto di primaria, nel senso che già ce le siamo eletti in congresso, quindi le tre allora erano Bernardini, Zamparutti e Farina Coscioni. Sì, però se furono dirla, certo che puoi dirla, e cioè l'osservazione di Claudia ha un senso molto preciso e condivido sostanzialmente, condivido naturalmente alcune osservazioni, per esempio la problematicità di organizzare le primarie sempre comunque eccetera eccetera. Secondo me si tratta però di problemi tecnici risolvibili. Infatti io nella mozione avevo detto le primarie si organizzeranno ovunque sarà possibile. Ma è su un altro aspetto della questione che vorrei concentrare l'attenzione. È vero quello che si osserva, che un congresso radicale nazionale, per il fatto che designa un presidente, che ne so, un segretario oppure in base ai voti presi nella lista per il comitato nazionale, dà un'indicazione per cui si sa che uno ha preso 150 voti, l'altro ne ha preso 148 e via discorrendo. È vero questo, però le primarie a mio avviso sono una cosa completamente diversa. Le primarie non chiamano a rapporto, per così dire, gli iscritti che vanno ad un congresso nazionale di radicali italiani, ma chiamano a rapporto i cittadini anche non iscritti, quindi i radicali iscritti e simpatizzanti, per in qualche modo lanciare un ponte fra il gruppo dirigente di partito e il vasto arco di consensi che il Partito Radicale può raccogliere. Quindi è una prospettiva diversa, insomma. Se per esempio noi ci basiamo su un congresso nazionale radicale, diciamo X ha preso 200 voti e l'altro ne ha preso 180 e il terzo ne ha preso 140, e allora sono questi i tre che risultano avere il maggiore consenso. Ok, ma se noi estendiamo il discorso a tutta l'Italia, oppure ad una regione, oppure ad un comune importante come Milano, Roma e via dicendo, non saranno più analisi e prospettive condotte su 200, 180 e 140 voti, ma per esempio avremo una platea, perché no, di 10, 20, 30 mila votanti, forse anche di più. Anzi, sicuramente di più se si riesce a tenere per esempio un bel po' di punti raccolta in una grande città come Roma o come Milano e via dicendo. Ecco perché dico, le primarie rompono, spezzano, annientano in certi casi il potere delle oligarchie di partito, e questo spiega, e non solo in Italia naturalmente, ovunque si facciano in tutto il mondo, e questo naturalmente spiega come mai le oligarchie di partito le detestano, e quando proprio le devono subire cercano di manipolarle, come giustamente osservava Claudia. Certo, fatti come quelli accaduti a Napoli, per esempio, quelle file di cinesi o di non so quali altri, esatto, paesi, anche a Firenze, sì, e Firenze e via discorrendo. Ecco, volevo solo chiarire questo punto. Le primarie sono, e dovresti una fare cosa... delle primarie di iscritti, dovresti fare delle primarie soltanto di iscritti, come le fanno in America. Del resto in America vanno a votare gli iscritti, se non sbaglio, soltanto gli iscritti a quel partito. Gli iscritti, d'accordo, però naturalmente c'è sempre la possibilità, visto che si tratta di, in fin dei conti, del Partito Radicale, cioè del partito che consente anche a chi non è iscritto
di presentarsi all'ultimo minuto ad un congresso e di iscriversi. Quindi almeno bisognerebbe, diciamo, inserire la clausola, che mi sembra ragionevole, che se un cittadino simpatizzante non ancora iscritto si presenta al seggio e desidera iscriversi al partito di radicali italiani, lo possa fare e naturalmente, una volta fatto ciò, potrà votare per le primarie. Questo mi sembra, almeno questo mi sembra, diciamo, ragionevole. Quanto poi, e concludo il discorso, anche quello giusto, formalmente corretto, che il partito di radicali italiani non ha mai presentato liste o non so, discorsi che ho già sentito. Esatto, non siamo presenti, non siamo mai stati presenti, non siamo dove siamo presenti? Siamo in Parlamento con il gruppo PD, abbiamo un consigliere comunale a Milano che è Cappato, che si è presentato con la lista Bonino Pannella in appoggio a un sindaco del PD. Abbiamo un consigliere a Torino che si è presentato qui all'interno delle liste del PD. Abbiamo avuto dei deputati con la rosa nel pugno. Radicali Italiani non ha assolutamente nessun eletto come col simbolo. Sì. Ero al corrente di ciò, però io cercavo con la mia mozione di andare oltre la forma, al nocciolo, alla sostanza, perché anche se uno si chiama rosa nel pugno, l'altro si chiama PD, l'altro si chiama Pinco Pallino, però in sostanza quello che gli italiani vedono è che in Parlamento è entrata una pattuglia di sì, lo so, no? Ma io ti parlo di che vedono gli italiani, di radicali, sì, è vero. Ti parlo di cose interne. Per esempio, d'accordo col PD è stato deciso, ratificato da un comitato che riuniva la direzione di Radicali Italiani e Associazione Luca Coscioni, per esempio. Quindi non è del tutto, è pertinente fino a un certo punto diciamo, l'occuparsi da parte di Radicali Italiani di scegliere i candidati. Perché poi diciamo che si intreccia un po' con il problema della forma partito. Esatto, sì, si intreccia parecchio. Ora bisogna che ti faccia una domanda, Marco, perché Silvana me l'ha posta in chat e mi sta chiedendo di fartela. E lei vorrebbe chiederti che cosa sarebbero i radicali senza Pannella. Ma è una domanda che, come dire, alla quale anzi credo di avere in parte risposto in passato. Comunque io la metterei in questo modo. Io non credo ad un partito condotto dal Dux vittorioso o dal condottiero invincibile o dal conducator o via dicendo. No, io non voglio un partito del Dux, voglio un partito democratico dove possibilmente ci sia uno statuto che venga rispettato e non violato impunemente come è accaduto e l'abbiamo dimostrato al congresso, tra l'altro. Voglio un partito dove gli iscritti contino qualche cosa, dove gli iscritti possano decidere in qualche modo chi mandare negli organi elettivi e dove non sia tutto delegato ad un gruppo piccolo, sia pur prestigioso, di persone che si chiudono in una stanzetta, poi in quella stanzetta decidono, o per meglio dire, aspettano di sapere cosa ha deciso il Dux. Un partito così a me non interessa. O i Dux. Niente Dux. Ci vuole un partito normale di gente normale che discute, dove ognuno dice quello che pensa, senza particolari privilegi, per cui per esempio non a caso che si fa un congresso, a uno vengono dati 10 minuti e un altro ci sta 2 ore, poi magari riprende la parola e ci sta altre 2 ore. Ecco, queste cose sono una grave offesa nei riguardi degli iscritti radicali, che dovrebbero, almeno quando vanno al congresso, essere ascoltati. E non lo dico per me, perché io per esempio a questo congresso sono riuscito a parlare avendo appunto presentato documenti e via dicendo. Ma un iscritto normale, quando va ad un congresso radicale, è noto che può trovarsi in gravi difficoltà. Più volte le stesse mozioni particolari presentate in alcuni congressi dove io ero presente, non c'è stato neanche il tempo di discuterle. Questa volta sì,
anche grazie alla gestione accorta di Silvio Viale, che devo dire si è comportato. Ha avuto un'ottima conduzione, sì. Ottima conduzione. Questa volta me l'aspettavo, devo dire non me l'aspettavo da lui, però l'ha avuta veramente ottima, sì. Sì, sì, sì. In passato no, perché io mi ricordo che per esempio una mozione che avevo presentato a Padova, mi pare, per la poi un'altra ancora, non si è mai, né quella né altre sono mai state discusse in congresso per mancanza di tempo, e sono state demandate al Comitato Nazionale, dove osservo e poi chiudo, rinviare al Comitato Nazionale una mozione particolare sottoscritta da decine di iscritti radicali in un congresso non è la stessa cosa, è una cosa molto diversa e lesiva gravemente dei diritti inalienabili degli iscritti. E questo per una ragione ovvia, perché la stessa mozione, se votata in un congresso radicale, può essere approvata, e se trasferita in un comitato nazionale con diversi equilibri interni e diversi rapporti di forza interni, può essere respinta. Questo è il nocciolo, per cui il fatto stesso di rinviare all'esame, poi tra l'altro perché certe volte, molte volte sono stati rinviati i documenti all'esame del Comitato Nazionale, per il discorso che mancava. Per mancanza di tempo, perché non siamo mai nei tempi giusti con il tempo mancava perché alcune persone parlavano per delle ore e poi naturalmente c'erano quei poveretti che si erano messi in lista per poter parlare e non gli hanno dato neanche 5 minuti, e questo vuol dire irriverenza verso gli iscritti, insomma, comunque si giri la frittata, è così, comunque, insomma. Sai, da una parte ti dirò, gli iscritti a volte dimostrano anche loro una certa immaturità, perché per esempio una dinamica che io ho notato è che ai congressi radicali, forse anche in altri ambienti, chiunque urli e sbatte i pugni sul tavolo urlando parolacce viene applaudito e acclamato a gran voce, no? E questo è un meccanismo un po' tribale, nel senso che anche gli iscritti devono assumersi anche tante responsabilità, e bisogna anche loro che crescano politicamente, in tanti sensi, io non mi riferivo alle primarie in particolare. Sicuramente, secondo me, tu sollevi un problema effettivo. Io ho dei dubbi che le primarie possano essere una maniera di risolvere questo problema, però sicuramente è un problema effettivo, è un problema effettivo senza dubbio. E sarà bene anche magari di parlarne e vedere insieme, magari ne potremo parlare anche in comitato, posso portare anche questa discussione in comitato, in maniera, però credo che non se ne cavi le gambe fino a che non abbiamo chiarito i rapporti tra i soggetti interni alla galassia. E quindi io ti dico, spero molto, l'ho scritto anche over in chat, che il congresso dall'8 all'11 dicembre a Roma del Partito Radicale Transnazionale riesca a sciogliere, non dico tutti i nodi, ma almeno qualche nodo. Sì, mi sembrerebbe una buona idea. In effetti c'è una notevole confusione, questa miriade di associazioni, la gente in realtà, nella mente, un cittadino normale di simpatie radicali, ha in mente l'immagine radicale complessiva, insomma, non è che poi pensa quello l'ha designato l'associazione Luca Coscioni e quell'altro l'ha designato l'associazione Diritti Certi e via dicendo, no? Vedono delle persone che vanno in Parlamento e i TG dicono quella è la delegazione radicale, quindi l'idea è quella. Marco Pannella è un grande personaggio, così concludo la risposta a quella tua amica, ho sempre avuto notevole considerazione per la sua persona e per la sua storia, però un conto è avere stima, come io ho sempre avuto, per Marco Pannella, e un conto è essere ruffiani. È una cosa molto diversa. Io credo che lui stesso provi disgusto per quella cozzaglia di ruffiani che gli sta sempre attorno, nell'ansiosa speranza di avere un succoso cadreghino prima che lui ascenda là dove ascenderà. Perché è questo che concerne alcune persone, sapendo che lui ha, ai noi, una certa età e che prima o poi se ne andrà, naturalmente queste persone cercano di sistemarsi al più presto possibile, perché ormai è una corsa contro il tempo in un certo senso. Ok, Marco, ti devo interrompere perché abbiamo finito il nostro tempo. Bene. Con questi comunque auguri
di lunga lunga vita a Marco, certo, e soprattutto anche di lunga lunga vita al Partito Radicale e a tutto ciò che ha rappresentato in questi 50 certo. anni. Ci congediamo da noi, ringraziamo Claudia, grazie ancora per aver collaborato in questo spazio. E ridò la linea a Roberto. Ciao Gianni. Ciao. Bene, grazie per la linea, chiudiamo la comunicazione con questa trasmissione.